Con Simone Muti commentiamo questa partita che ha visto la SIR uscire sconfitta contro un Piacenza che non muore mai. No, ho detto bene, non muore mai, e questa partita devo dire ci ha lasciato un po' l'amaro in bocca, perché abbiamo avuto le nostre occasioni, abbiamo vinto il primo set così di rapina perché siamo stati bravi a crederci fino in fondo, secondo set eravamo 18-12, quindi forse lì bisognava essere un po' più cinici e portare a casa il set, però insomma complimenti a Simone perché è entrato, ha fatto un turno al servizio strepitoso, quindi poi quando ti trovi anche dei turni di servizio così è anche difficile giocare. E il rammarico anche nel terzo, perché eravamo 22-20, quella palla toccata al netto della battuta di Fei che è andata giù così, potevamo andare 23-20 con quel cambio palla e forse era un'altra partita, raccontavamo. Quel set lì ci ha un po' demoralizzati e poi il quarto set è stato, forse abbiamo accusato il colpo. Però insomma oggettivamente i primi tre set abbiamo giocato, e peccato per l'ultimo perché non era bello finire così. Che cosa ti è piaciuto di più oggi di Perugia e cosa di meno, se vogliamo cercare un po' il pelo nell'uovo? Di Perugia mi è piaciuta che specie nel primo set siamo rimasti attaccati alla partita, anche negli altri set quando eravamo sotto abbiamo un po' recuperato, siamo sempre stati attaccati alla partita. Quello che mi è piaciuto meno è che però bisogna, come ho detto prima, bisogna essere più cinici nei momenti in cui abbiamo il coltello dalla parte del manico, quindi cercare di mettere giù il pallone quando conta. Questa è una cosa su cui bisogna lavorare anche per quanto riguarda l'aspetto mentale. Ora ci sono due settimane di sosta per il campionato, come le affronterà Perugia e possono far bene o possono far male interrompere un ritmo in questo momento? No, fanno bene perché abbiamo il tempo di lavorare in palestra e ne abbiamo bisogno sempre, fa sempre bene lavorare, quindi insomma ben vengano e cercheremo di mettere a posto quelle cose che vanno un po' meno.